Ciao a tutte e tutti. Diciamo che io proverò a aiutare la riflessione che già molti di voi fanno stando in campo su qualsiasi vertenza, cioè quello che vorrei contribuire nel ragionamento, quello su cui vorrei contribuire è cosa c'entra l'acqua con la finanza, cosa c'entrano tutte le battaglie sui beni comuni con la finanza. Lo dico perché l'idea di un forum per una nuova finanza pubblica e sociale non è l'idea dell'ennesimo forum, per cui poi ognuno ha il suo calendario, lunedì c'è il forum dell'acqua, il martedì c'è quello dei rifiuti, il mercoledì c'è quello della finanza. In realtà il ragionamento sulla finanza nasce proprio perché abbiamo provato a capire qual era il punto in cui le battaglie, anche quando vincono, trovano una impasse perché chi diciamo non vuole realizzare l'esito di quelle battaglie, ha costruito sostanzialmente un telaio ideologico per cui diciamo considera o cerca di far passare come inevitabili cose che in realtà sono invece scelte assolutamente discutibili. Io parto da un paradosso dicendovi che secondo me la crisi non c'è. Non è vero che esiste la crisi e proverò a argomentare il perché. Non è vero che esiste la crisi, vuol dire che la crisi è sempre qualcosa di temporaneo. Noi quando diciamo che una persona che conosciamo è in crisi, sottintendiamo che c'è un prima e c'è un poi, e cioè che c'è stato un prima in cui la persona stava evidentemente meglio e ci sarà un poi in cui ci si immagina un'evoluzione positiva o negativa di quell'elemento di passaggio. Ecco, noi non siamo dentro una crisi, noi siamo dentro lo scoperchiamento del fallimento di un modello economico, sociale, politico, che poi è il modello capitalistico, in particolare nella sua fase della finanziarizzazione completa della società. Cioè quello che abbiamo di fronte, secondo me, non è un periodo di passaggio, ma è sostanzialmente un nuovo quadro sul quale noi dobbiamo decidere se assecondarlo o se invertire la rotta, sapendo che tutti gli spazi, diciamo, grigi, intermedi, di temperamento di questo modello non sono più possibili, non perché l'abbiamo deciso noi, ma perché sta dentro esattamente le dinamiche di questo modello. Provo a spiegarmi. Questo modello, diciamo, nella sua fase liberista, comincia circa 40 anni fa con una favola che oggi è diventata un incubo. La favola che ci hanno raccontato 40 anni fa, che qual è stata? Prendendo, diciamo, come dato di realtà alcune grandi innovazioni tecnologiche, pensate nel campo dei trasporti, della comunicazione, dell'informatizzazione, qualcuno a un certo punto ha detto: benissimo, possiamo far diventare l'intero pianeta un unico grande mercato. Anzi, se noi eliminiamo tutti i vincoli sociali, ambientali, del lavoro, cioè tutti i lacci e lacciuoli che oggi limitano il libero dispiegarsi del mercato, tutto questo consentirà la produzione di un'enorme ricchezza che, senza eliminare le diseguaglianze, a cascata produrrà benessere per tutti. Questa è la favola che ci hanno raccontato intorno agli anni 60-70, dicendoci appunto che le innovazioni tecnologiche consentivano il superamento dell'idea che esistessero economie nazionali chiuse dentro particolari confini, che la produzione poteva avere uno spazio enorme, quella dell'intero pianeta, che tutto questo avrebbe prodotto un'enorme ricchezza e che quindi se noi lasciavamo libero il mercato di dispiegarsi, ne avremmo trovato, tratto tutti un grande benessere, giovamento, eccetera. Quel modello entra già in crisi alla fine degli anni Ottanta. Noi oggi siamo abituati a dire che l'attuale momento di difficoltà è determinato dalla finanza. Io lo dico in un altro modo. La finanza è quella che ha consentito a questo modello di posticipare la sua crisi di altri 25-30 anni, consentendogli ovviamente di fare enormi profitti nel frattempo. Questo modello entra in crisi già alla fine degli anni Ottanta perché? Perché della favola raccontata non si realizza la parte finale. Cioè è vero che viene globalizzata la produzione, con alcuni limiti, è vero che si produce un'enorme ricchezza, la natura per esempio sa perfettamente quanta
quanti beni si sono prodotti a discapito diciamo della compatibilità ambientale. È vero che tutta questa ricchezza ha reso più ricca una parte della società, non si è realizzata la seconda parte, anzi quello che è successo è esattamente il contrario. La diseguaglianza sociale sul pianeta non è mai stata così ampia nella storia dell'umanità come negli ultimi 30-40 anni. Al punto che questo modello si è trovato in un impasse. Quale tipo di impasse? Beh, l'enorme produttività ha prodotto una quantità innumerevole di merci, di beni, di cose da mettere sul mercato. Peccato che una fetta maggioritaria del pianeta, essendo stata talmente impoverita, a un certo punto non ha più potuto accedere nemmeno al ruolo di consumatore, cioè semplicemente non ha potuto comprare nulla. E che la parte invece che quel potere d'acquisto l'ha sempre avuto, quella a cui anche noi apparteniamo con diverse stratificazioni sociali all'interno e con una forte diminuzione del potere d'acquisto, ma diciamo siamo ancora tra virgolette nella parte privilegiata del pianeta, beh, quella parte sostanzialmente aveva comprato quasi tutto. Perché io posso convincervi con miliardi di pubblicità che la vostra automobile va cambiata ogni 2 anni, ma nessuno di voi comprerà 10 automobili a testa. Io posso convincere i più giovani con miliardi di pubblicità che il cellulare che hanno in tasca fra un mese è obsoleto perché esce il nuovo modello con nuovi gadget, ma nessuno può comprare 10 cellulari a testa. Cioè c'è un limite di saturazione raggiunto il quale o io trovo nuovi acquirenti, nuovi mercati da aprire, o io mi trovo in una situazione di sovrapproduzione. Questo è quello che è avvenuto negli anni 80. Come ha risposto il modello a questa cosa? Spalancando le porte alla finanza. La finanza non è quella che ha provocato la crisi del modello, la finanza è quella che sostanzialmente ha permesso a questo modello che era in un impasse di superarlo e di poter fare altri 25-30 anni con profitti giganteschi, al punto di aver creato un Moloch che oggi è totalmente fuori controllo. Vi do solo alcuni numeri per darvi l'idea della dimensione dei mercati finanziari oggi. Il commercio mondiale di beni fra stati in un anno è pari a 20.000 miliardi di dollari. Cioè l'Italia vende alla Francia automobili, la Francia vende all'Italia formaggi, l'insieme di tutto questo, di tutti gli scambi fra paesi in un anno è pari a 20.000 miliardi di dollari. Nei mercati finanziari 20.000 miliardi di dollari si scambiano in 5 giorni. Voi sapete che esiste la finanza cosiddetta controllata e la finanza ombra. Finanza controllata è quella che passa per le borse, credo faccia sorridere tutti dire che è controllata, ma quella è la finanza controllata. E poi c'è la finanza ombra, quella che non è controllata, che non passa attraverso le borse, dove gli scambi avvengono senza nessuna consapevolezza di altri che non siano quelli che fanno lo scambio. Bene, la finanza ombra ha una dimensione che è pari a 12 volte il PIL dell'intero pianeta. Quindi voi prendete tutte le attività del pianeta, gli date un valore economico, nella finanza non controllata passa 12 volte quel valore economico. Al punto che siamo arrivati a dei paradossi quasi incredibili. La concorrenza oggi fra chi scambia in borsa avviene addirittura sull'avere l'ufficio, un isolato più vicino alla Piazza Affari piuttosto che alla City di Londra rispetto al concorrente. Perché? Perché la gran parte degli scambi finanziari, come credo immaginate, non avvengono più come nei film degli anni 80, dove ci sono delle persone adrenaliniche in borsa tutto il giorno che con le mani indicano compravendita. 70% degli scambi finanziari oggi negli Stati Uniti e il 40% dell'Unione Europea avviene attraverso computer senza bisogno di intervento umano, cioè sono programmi, algoritmi che automaticamente intervengono a seconda dell'input che ricevono. E allora, per esempio, esiste un saggio di un manuale che consiglia ai traders, dove si segnala l'importanza di avere il computer situato nell'ufficio, un isolato davanti al concorrente rispetto alla City di Londra, perché quando il computer della City di Londra si accende, il mio computer riceve il messaggio dalla City di Londra 4 nanosecondi prima di quello del concorrente, quindi è il mio computer che fa partire automaticamente, a seconda dell'input ricevuto, compravendita già programmata, e tutti i computer successivi si adeguano alle manovre attuate dal mio computer.
In sostanza, perché si sono spalancate le porte alla finanza? Perché si è detto che se io non posso più fare profitti vendendo beni, vendendo merci, provo a fare profitti semplicemente scambiando denaro. Questo è per esempio uno degli elementi che ha nel tempo costruito le cosiddette bolle finanziarie. Perché? Perché ovviamente lo scambio di denaro produce profitti immediati, anche giganteschi, ma ovviamente si basa su una virtualità se non è collegata poi ad attività reali. E quindi periodicamente, voi immaginate che le crisi finanziarie nell'ultimo secolo sono avvenute normalmente con una distanza di circa 15 anni l'una dall'altra, negli ultimi 20 anni le crisi finanziarie hanno avuto una distanza una dall'altra di circa 3-4 mesi e adesso noi siamo dentro una crisi finanziaria che non ha, diciamo, soluzione, ma che è diventata la nuova dimensione in cui noi ci troviamo. Questa è la prima parte, cioè io esco dall'impasse sulla mancanza di profitti vendendo merci, spalancando le porte a finanza, ma poi questa enorme massa di soldi io da qualche parte la devo investire, cioè devo creare nuovi mercati. Ora, per creare nuovi mercati io devo tornare dalle persone che esistono. Solo che se vado da quelli che sono stati talmente depredati e diseredati, scopro che continuano a essere sempre più depredati e diseredati, cioè che non possono comprare nulla. Quindi per far comprare di nuovo delle cose devo tornare da voi. Ma voi avete già comprato tutto, perché avete comprato tutte le automobili possibili, tutti i cellulari possibili, eccetera. Che cosa vi posso vendere? Beh, se io comincio a dire che l'istruzione non è più un bene, un diritto, ma è un bene economico, vuol dire che una parte di voi non studierà, ma quelli che se lo possono permettere pagheranno per essere istruiti. Se io comincio a dire che la salute non è più un diritto ma un bene economico, vuol dire che una parte di voi morirà perché si curerà in ritardo, ma chi se lo può permettere pagherà per avere la salute. Se io comincio a dire che l'acqua non è più un bene comune ma un bene economico, ho fatto bingo, perché per farvi comprare un'automobile o un cellulare devo spendere miliardi di pubblicità, non ho nessun bisogno di spendere miliardi per farvi consumare acqua. Voi tutti i giorni vi alzate, consumate acqua, se quell'acqua è mia io ho un mercato garantito. Non solo, la parte diseredata del pianeta, quella che vive con il metaforico dollaro al giorno, se ha un dollaro al giorno lo userà per comprare l'acqua, perché deve semplicemente sopravvivere. Dico questo perché l'attacco ai beni comuni non è una cosa secondaria, non è una cosa dettata da particolare malvagità. Non è che i governanti o i poteri forti oggi sono più malvagi di ieri. Ieri potevano permettersi compromessi sociali che oggi la crisi non gli consente più. Quindi loro sono semplicemente necessitati ad aprire non la crisi, ma la guerra alla società. Io definisco il periodo in cui noi siamo immersi guerra alla società, giocata in diverse forme, in diversi modi, ma esattamente questa. Perché questo modello, per poter sopravvivere, deve sostanzialmente consegnare l'intera vita delle persone agli interessi dei capitali finanziari. Da questo punto di vista la finanza c'entra con l'acqua, la finanza c'entra con la TAV, la finanza c'entra con i rifiuti, la finanza c'entra con la vita delle persone. Allora, se questo è vero, noi dobbiamo anche dire che però nel nostro paese c'è stata uno stop a questa favola, cioè la favola che il privato era bello, privato era moderno, privato, ed è stata esattamente l'esperienza del referendum Lazio. Cioè ci sono state tantissime resistenze e continuano ad esserci. Questo è un paese che continua a non essere pacificato. Vertenze territoriali aperte in questo paese sono migliaia. Una di queste ha parlato all'intera società, ha portato l'intera società a dire basta, noi alla favola che ci avete raccontato non ci crediamo più. Ed è stata l'esperienza del movimento dell'acqua. Il significato profondo del referendum dell'acqua è stato esattamente quello del dire: ci avete detto che il mercato deve essere l'unico regolatore sociale, noi vi diciamo che non è vero e che esistono dei beni perché per la loro intrinseca qualità di essere essenziali alla vita, diritto universale, bene comune, non solo non vanno privatizzati, ma devono essere drasticamente sottratti alle leggi del mercato e tornare nella piena disponibilità della gestione partecipativa delle comunità locali. Questo è il significato profondo del referendum, che ha interrotto
la favola che ci hanno raccontato. E guardate che questo non è un referendum che si sono dimenticati. Cerchiamo di non stare dietro agli stereotipi, vinciamo il referendum, poi non se ne ricorda nessuno. Questo referendum ce l'hanno stampato qui nella testa, tanto è vero che l'hanno attaccato sistematicamente esattamente dal mese dopo del risultato referendario e continuano tutt'oggi. Perché hanno capito che quello non era un referendum di opinione. Noi non stavamo semplicemente discutendo idealmente se l'acqua è un bene comune. Certo, noi avevamo la consapevolezza che l'acqua è un bene comune, ma proprio perché lo era, noi stavamo dicendo che andava sottratta agli interessi dei capitali finanziari un pezzo di società. E abbiamo tutti detto che l'acqua era un paradigma di molto alto. Questa cosa è inaccettabile, per cui il referendum viene attaccato. E la risposta che è stata data è: voi non credete più alla favola del privato è bello. Va bene, lo potete credere. Abbiamo capito che non la pensate più come noi. Potete farlo, meglio se lo fate a casa da soli prima di dormire. Però lo potete fare. Basta che avete chiaro che se privato non è bello, è comunque obbligatorio e ineluttabile. La nuova favola non è più una favola, non ci fa più sognare, ma ci stanno dicendo che la nuova favola è l'incubo. Potete pensarla come volete, sappiate che è inevitabile e obbligatorio. Siete contrari agli F-35, lo decide il governo. Guardate che le varianti dell'incubo sono applicabili tutti i giorni, no? La gente non va più a votare? Bene, noi ci autolegittimiamo con il presidenzialismo. Cioè, spostiamo il focus dal potere legittimato dal consenso sociale al potere che si autolegittima di per sé. Potere che si legittima col potere. La gente non va a votare, non è un problema per noi. Certo, però non possiamo andare in giro a dire che rappresentiamo se la misura è il consenso sociale. Basta spostare. Basta dire che da questo momento si fa una repubblica presidenzialista e che trova la sua legittimazione non più dal basso ma dall'alto. E quindi la gente a quel punto può anche non andare a votare. Non c'è problema. Il passaggio è feroce, ma è anche un segnale di debolezza. Perché io sono forte se voi la pensate come me. Se io so che voi non la pensate come me, devo trovare, costruire un telaio per cui voi siete rassegnati, io vinco finché voi siete rassegnati. Il giorno che voi rompete la catena, io non ho altri strumenti su cui posso contare. È per questo che io devo essere particolarmente feroce. Allora non mi interessano più i vostri cuori e le vostre menti, cioè non vi voglio più convincere, mi basta la vostra rassegnazione. Ma per avere la vostra rassegnazione io devo costruire un quadro. Io non posso venire qui e dirvi buongiorno. Gli interessi dei grandi capitali finanziari necessitano che tutti i servizi pubblici vengano messi sul mercato, tutti gli immobili di proprietà comunale devono essere dismessi, il territorio deve essere cementificato, decidete voi se è per una grande opera o per un grande evento, che sia la Tavola Expo di Milano. Non importa, l'importante è che gira denaro che poi io posso giocare in borsa. Cosa ne dite? Voi direste siamo contrari. Ma se io vi dico, guardate, so che la pensate in un altro modo, ma siamo di fronte a un baratro. Siamo in una situazione drammatica. Rischiamo il fallimento totale. Cioè se io costruisco lo shock, come diceva Milton Friedman, uno dei teorici della dottrina liberista, lo shock serve a far diventare politicamente inevitabile quello che è socialmente inaccettabile. Cioè se io vi terrorizzo, voi continuate a pensare che le misure sono sbagliate, ma iniziate a pensare che non si può fare altrimenti e che sono inevitabili. Noi siamo esattamente dentro questa situazione. Allora qualsiasi rivendicazione troverà di fronte due risposte. Uno, non si può fare perché c'è il debito, non si può fare perché non ci sono i soldi. Voi provate, non so in quale battaglia ciascuno di voi è immerso, andate all'istituzione di riferimento, qualsiasi cosa chiedete vi diranno c'è il debito, non si può fare, non ci sono i soldi. E allora i movimenti devono fare un salto di qualità. Noi dobbiamo passare da valle a monte.
movimenti è normale che nascano a valle. Cosa vuol dire? È normale che nascano su come reazione e resistenza a qualcosa che percepiscono come un attacco, un'aggressione. Io voglio fare un inceneritore e voi fate il comitato contro l'inceneritore. Io privatizzo l'acqua e voi fate il comitato. Io faccio la TAV e la valle gli fa capire a qualcuno che continua a far finta di non capire che non va fatto il TAV in Val di Susa. Questo è normale, è fisiologico che i movimenti agiscano a valle sugli effetti. Oggi non è più sufficiente. I movimenti devono fare i salmoni, risalire la corrente e cominciare a dire: proprio perché non voglio che tu fai il TAV nella valle, io devo cominciare a capire che cosa vuol dire il debito pubblico, la finanza e gli interessi finanziari sul treno. E attenzione, solo uno poco sano di mente pensa di poter fare la TAV in Val di Susa. Guardate che anche dal punto di vista militare, diciamola chiara, se io voglio fare un inceneritore devo militarizzare un ettaro per 3 anni. Cioè il terreno dove faccio l'inceneritore per 3 anni di costruzione. Se io devo fare la TAV devo mettere decine di migliaia di soldati in una valle per più di 20 anni, sapendo che alla pausa pranzo non mi danno nemmeno il caffè. Non sta né in cielo né in terra che si può fare. Ma perché insistono? Perché il problema non è l'idea dei trasporti, il problema è mettere in campo risorse pubbliche che poi vengono giocate sui mercati finanziari come asset per i titoli in borsa, come soldi che girano e possono movimentare scambi finanziari internazionali, eccetera eccetera eccetera. Allora, se la partita è questa, cioè se i movimenti, e questo è il vero salto che può produrre l'unità dei movimenti, perché parliamoci chiaro, tra di noi ogni tanto noi siamo anche macchiettistici. Come la facciamo noi l'unità dei movimenti? La prima volta che facciamo l'unità dei movimenti è: vediamoci e diciamo che tutti siamo solidali. Allora io sono dell'acqua, l'altro è della TAV, io sono con te, tu sei con me. Pacca sulla spalla, il giorno dopo non succede nulla. Però noi diciamo che c'è l'unità delle lotte. La solidarietà è ovviamente necessaria, ma è astratta così. Delle volte invece ci troviamo in maniera un po' più profonda e diciamo: tutte le lotte sono importanti. Dopodiché io dico: sì, però vuoi mettere l'acqua? È paradigmatica. Allora l'altro dice: sì, ma vuoi mettere la TAV? Sì, ma scherzi, i rifiuti? E ci risalutiamo, arrivederci, buongiorno. Il problema non è giustapporre le vertenze, il problema è che ogni vertenza ricostruisca la filiera della sua battaglia e quindi risalga da valle a monte, e scopriremo che sugli interessi che stanno dietro la privatizzazione dell'acqua, l'incenerimento dei rifiuti, la TAV, noi ci troviamo di fronte gli stessi obiettivi. C'è il debito, non ci sono i soldi, bisogna privatizzare tutto e mettere tutto in mano ai mercati finanziari. Allora, due cose su c'è il debito e non ci sono i soldi. Chiarisco una cosa: io sono per accettare la partita, quindi quando qualcuno dice che il debito è pubblico, noi sappiamo che non è così. Il debito è la crisi è una crisi del sistema bancario che è stata trasferita agli stati come debito pubblico, e gli stati hanno deciso di scaricarla sui cittadini con le politiche di austerity. Questa è la crisi spiegata in 3 parole. Ma io sono per accettare le loro carte, sono per dire: il debito è pubblico? Ok, se il debito è pubblico tutti lo dobbiamo conoscere, tutti dobbiamo sapere com'è nato, per quali finalità è stato prodotto e soprattutto tutti dobbiamo decidere che ne facciamo, quale paghiamo, in che tempi e in che modi quello che abbiamo deciso di pagare lo paghiamo, quale non paghiamo perché è legittimo, quale non paghiamo perché è odioso, eccetera eccetera eccetera. Altrimenti non è chiaro cosa vuol dire il debito è pubblico. Mi viene il sospetto che gli effetti del debito sono pubblici, le decisioni sul debito continuano a essere privatizzate. E anche 2 parole sul debito allora le dobbiamo dire molto velocemente, perché la cosa che a me fa impazzire è che le politiche liberiste vanno avanti da 40 anni, atterrano in diverse parti del pianeta, producono una serie di effetti complessivamente sempre disastrosi,
e poi ricominciano in un altro posto del pianeta come se non ci fosse memoria precedente. Cioè non c'è mai un luogo dove si può finalmente discutere gli effetti che hanno avuto le politiche liberiste su un dato territorio, un dato paese, per fare una discussione laica sul fatto se quelle politiche hanno prodotto gli effetti desiderati. Guardate che non parlo solo dell'effetto sociale, ambientale, che sappiamo già a prescindere che è un effetto disastroso, perfino l'effetto economico. Ma ve lo ricordate il governo Monti, che sale, non sale, viene trasportato al governo a proposito della democrazia e dice: io nell'anno in cui starò qua, tutto quello che faccio ha un unico obiettivo, ridurre il debito pubblico. Era 121,6 quando è salito, era 127,8 quando se n'è andato. Allora delle due l'una, o i professori non avevano studiato bene, o il debito pubblico è l'alibi, quindi le politiche di austerity non servono a ridurre il debito pubblico, ma è il debito pubblico che serve a far passare le politiche di austerità. Non ci sono altre discussioni. Io ho scritto un libro ultimamente esattamente sulla storia delle privatizzazioni negli ultimi 40 anni. C'è un passaggio in cui il presidente della Federal Reserve americana, cioè la banca centrale degli Stati Uniti, dice che la crisi globale non inficia la dottrina liberista. La dottrina rimane giusta, il problema è che non doveva esserci la crisi. Noi possiamo accettare di discutere a questo livello? Cioè io ho ragione, se la realtà dice che è diverso, io continuo a aver ragione, la realtà che non doveva andare così. Questo ha detto il presidente della Federal Reserve americana, che continua a essere il presidente della Federal Reserve americana. Ma come si è innalzato il debito nel nostro paese? Perché anche questa è veramente comica. Ora, a parte l'innalzamento ultimo, perché noi foraggiamo le banche, poi di questo dobbiamo dirlo, no? Abbiamo un presidente del Consiglio che torna e grida come un ragazzino entusiasta perché ha ottenuto 8 miliardi per l'occupazione giovanile in Italia. Tra l'altro, io sono andato a fare i conti, perché poi gli annunci sono una cosa, dobbiamo andare a vedere, gli 8 miliardi per l'Italia alla fine, facendo i calcoli, insomma, calcoli che fanno l'Unione Europea, è 1,3 miliardi. Ma va bene, facciamo che uno esulta come un ragazzino, 1,3 miliardi. L'Unione Europea negli ultimi 5 anni ha dato 700 miliardi alle banche, per il salvataggio delle banche. Vi pare possibile che abbiamo un Presidente del Consiglio che esulta perché ha portato a casa da 1,3 a 8 miliardi? Il debito perché è salito in questo paese? Oh, basta una paginetta dei dati della Banca d'Italia, non è che servono. Negli ultimi 20 anni la spesa pubblica nel nostro paese è stata 5 punti inferiore a quella di Francia e Germania. Quindi che il nostro debito è salito perché la spesa pubblica è salita alle stelle non corrisponde a nessun dato reale. Negli stessi 20 anni le entrate del nostro paese sono state minori della Francia e della Germania dai 15 ai 20 punti. Cioè il nostro debito pubblico è salito alle stelle perché sono diminuite le entrate, non perché sono aumentate le uscite. E siccome ciascuno di noi, che sia precario, che sia lavoro dipendente, sa esattamente quali sono le entrate che lui contribuisce a creare, avete già capito qual è la categoria sociale per cui le entrate si sono drasticamente ridotte. Rendita fondiaria, rendita finanziaria, grandi capitali, eccetera, eccetera, eccetera. Questa è una sua spiegazione. Se io decido che i capitali finanziari sono liberi di girare per il pianeta senza vincoli, e questa è l'unica globalizzazione veramente avvenuta, come faccio io a trarre i capitali finanziari qua? Cioè come faccio a dire venite a investire nel mio paese? Devo rendermi conveniente. Come faccio a rendermi conveniente? Con gli incentivi fiscali, con gli incentivi sul lavoro, con gli incentivi su le misure ambientali, sulla sicurezza, facendo capire senza scriverlo che da noi si può anche l'evasione fiscale è sostanzialmente una scelta di politica economica, eccetera, eccetera, eccetera. Noi sono 20 anni, negli ultimi 20 anni, 18 anni abbiamo chiuso in avanzo primario. Cosa vuol dire avanzo primario?
vuol dire che tra entrate e uscite noi abbiamo un bilancio positivo. Peccato che ogni anno siamo indebitati. Perché? Perché paghiamo ogni anno dai 70 80, agli 80 90 miliardi di interessi sul debito. Quindi pur avendo noi tra virgolette una gestione perfino masochista, ogni anno ci ritroviamo con un debito che si autoalimenta. Allora, o noi cominciamo a fare come quello che se prende 200 euro di multa si incazza giustamente perché le può pagare, ma se gli arrivano 3 miliardi di multa sorride perché non le potrà mai pagare. Ecco, noi dovremmo cominciare a fare così, cioè dovremmo cominciare a dire che il debito per come è costruito noi non lo possiamo pagare. E siccome non lo possiamo pagare, ci interessa però anche capire se lo vogliamo pagare. Cioè vogliamo che si cominci a fare un'indagine indipendente sul debito del nostro paese. Questo a livello nazionale, ma anche a livello locale. Al sindaco che dice non ci sono i soldi, noi dobbiamo cominciare a dire facci capire come si finanzia questo comune. Facci capire con chi è indebitato. Facci capire perché si fanno certe scelte e non se ne fanno altre. E veniamo alla vicenda del non ci sono i soldi. Questo è un paese che ha 8.900 miliardi di ricchezza privata e 2.000 miliardi di debito. Io non so se c'è un imprenditore fra di voi, ma se c'è un imprenditore sa perfettamente che un'azienda che ha un debito che è un quarto del suo patrimonio è perfetta, è sana, sta benissimo. Noi abbiamo 9.000 miliardi di ricchezza privata e 2.000 miliardi di debito, cioè il paese è sano. Ovvio che il problema è dove sta tutta quella ricchezza privata, intanto perché è privata, ovviamente, no? Però per dire che noi non siamo in una situazione dove i soldi non ci sono, noi siamo in una situazione dove i soldi ce ne sono perfino troppi. Il problema è quali sono nella disponibilità non materiale ma nella disponibilità delle decisioni collettive e quali invece sono sottratti alla decisione collettiva sulla loro destinazione. Il rapporto è facile, 100% sottratto, 0% nelle nostre disponibilità. Questa è la situazione in cui noi siamo. Perché questo paese quando attua le politiche liberiste fa il più realista del re. Noi abbiamo privatizzato più della Gran Bretagna senza avere la Thatcher. Noi ci hanno cucinato come le rane, no? Che si alza leggermente la temperatura di mezzo grado, loro sentono progressivamente più caldo ma non dicono mi stanno bollendo, poi a un certo punto sono bolliti. La Thatcher ha attuato una guerra sociale ideologica chiara, tant'è che addirittura esultiamo noi quando la Thatcher finalmente lascia questo pianeta, no? Noi non abbiamo avuto la Thatcher e complessivamente in Italia abbiamo privatizzato di più della Gran Bretagna. Abbiamo avuto tanti personaggi, no? Piano piano, ciascuno ha alzato la fiamma e noi siamo bolliti senza rendercene conto, anzi delle volte dicendo questa è la modernità. Nel 1992 la Francia aveva un controllo pubblico delle banche pari al 36%, oggi al 31%. Cioè la Francia dal 92 ad oggi è passata al 36% di controllo pubblico sulle banche al 31. La Germania aveva il 62 è passata al 51. L'Italia aveva il 74% oggi ha lo 0. Cioè noi abbiamo totalmente privatizzato tutto il sistema bancario e finanziario di questo paese. Immagino sappiate che la Banca d'Italia è privata. Ora come facciamo noi a intervenire sulla cosiddetta crisi se non abbiamo la disponibilità delle risorse finanziarie? Possiamo fare della poesia e poco altro. Però alcuni soldi in particolare ci sono pure nostri, stanno nella Cassa Depositi e Prestiti. Che cos'è brevemente la Cassa Depositi e Prestiti? Cassa Depositi e Prestiti era un ente nato prima dell'Unità d'Italia che aveva un unico scopo, raccogliere il risparmio postale dei cittadini e dei lavoratori. Chiunque di voi ha un buono fruttifero ordinario o un libretto di risparmio postale, cioè mette il suo risparmio in posta, questi vengono raccolti dalla Cassa Depositi e Prestiti.
che fino al 2003 aveva un unico obiettivo: tutelare il risparmio di chi lo consegnava e utilizzare questa enorme massa monetaria per permettere agli enti locali di fare opere a tassi di interesse basso. Se il comune di Ancona doveva fare un asilo nido, accendeva un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti a tassi agevolati e il comune di Ancona costruiva un asilo nido con i soldi del risparmio dei cittadini, cioè con i soldi prestati dal risparmio dei cittadini. Nel 2003 viene privatizzata anche la Cassa Depositi e Prestiti, cioè diventa un SPA, al suo interno entrano le fondazioni bancarie e da quel momento cambia totalmente la funzione sociale della Cassa Depositi e Prestiti. Cioè la Cassa Depositi e Prestiti, diventando un SPA, può solo intervenire su azioni che producano redditività, cioè utili, cioè profitti. E quindi cosa fa? Presta agli enti locali a tassi di mercato. Fate attenzione al passaggio. Prima l'intero mercato degli investimenti degli enti locali era sottratto alle banche, non potevano entrarci. Allora io faccio diventare la Cassa Depositi e Prestiti un SPA, faccio entrare le fondazioni bancarie. Da quel momento la Cassa Depositi e Prestiti strangola gli enti locali e le banche bussano alla porta degli enti locali, dicono: buongiorno, la Cassa Depositi e Prestiti vi ha strangolato a sufficienza, faccio io un prestito a tasso agevolato. E l'ente locale comincia a chiedere prestiti alle banche, che la prima volta è un tasso agevolato, la seconda è un tasso agevolato, la terza è un derivato, la quarta è un titolo tossico, la quinta è la situazione in cui noi siamo, dove ci sono 600 enti locali che hanno in pancia 40 miliardi di titoli tossici, famosi derivati, cioè sono impossibile crack finanziario senza che voi nemmeno lo sappiate. I derivati li ha firmati un dirigente, delle volte inconsapevole, delle volte complice, con una banca che sapeva esattamente quello che faceva e quello che era lì a fare, cioè i propri interessi. Cassa Depositi e Prestiti da quel momento diventa questa cosa qui, ma diventa anche altro. Oggi Cassa Depositi e Prestiti è quasi diventato un fondo sovrano di questo paese. Poi guardate, se trovate tre bambini che dicono come compriamo un gelato, chiediamo un finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti. Cioè oramai ognuno dice Cassa Depositi e Prestiti, ma la Cassa Depositi e Prestiti le cose le agisce. Mi limito solo a un settore, gli enti locali. Perché sugli enti locali si giocherà una partita gigantesca nei prossimi mesi e anni ed è bene che gli amministratori ne siano consapevoli, perché se no ne diventano complici, cioè anche qui non ci sono troppi spazi di mediazione possibile. Gli enti locali sono stati strangolati dal patto di stabilità, come tutti ormai diciamo abbiamo sentito. Patto di stabilità che io chiamerei patto di stabilità finanziaria e di destabilizzazione sociale, perché questa è la definizione vera. Il patto di stabilità cosa ha provocato? Per i primi anni in cui è stato introdotto è servito a ridurre drasticamente l'occupazione dentro gli enti locali. Questo ovviamente era anche finalizzato a costruire la campagna dell'inefficienza del pubblico: il pubblico non funziona, per cui poi arriva il magnifico privato. Nella seconda fase è servito a ridurre drasticamente la capacità di investimento degli enti locali. Anche questo finalizzato al fatto del non possiamo fare nulla, dobbiamo far intervenire i privati. Oggi il patto di stabilità interviene addirittura nella limitazione della spesa corrente dei comuni, vuol dire che domani è a rischio lo stesso funzionamento ordinario degli enti locali così come li conosciamo. Il patto di stabilità 2012-2014, che in realtà entrerà in vigore nel 2014, dividerà gli enti locali in comuni virtuosi e comuni non virtuosi. Comuni virtuosi devono avere quattro caratteristiche di grande virtuosità: la riduzione dell'occupazione, l'aumento delle tariffe locali, l'aumento delle tasse dell'imposizione locale e la privatizzazione, diciamo, la maggior dismissione possibile di servizi non strettamente inerenti all'attività del comune. Non si capisce cosa vuol dire se non che devono privatizzare tutto. Queste quattro caratteristiche definiranno la virtuosità di un comune. La virtuosità di un comune non è un premio alla fine dell'anno per chi si è comportato meglio. Vuol dire che chi è virtuoso riceverà trasferimenti statali, potrà fare investimenti. Chi non è virtuoso verrà addirittura sanzionato. Questo è quello che avverrà sugli enti locali a partire dal prossimo anno.
Ora, cosa fa la Cassa Depositi e Prestiti oggi per aiutare i nostri enti locali strangolati che non hanno più una lira? Si presenta e dice: buongiorno, ci sono io. Ho appena fatto un fondo che si chiama FIV, Fondo Valorizzazione Immobili. Tu sicuramente hai un sacco di immobili da vendere, non vedi l'ora di venderli perché sei strangolato e non c'hai i soldi, ti aiuto io. Ti valorizzo l'immobile, do un prezzo a quell'immobile, se tu lo vendi a un prezzo maggiore hai fatto un affare, altrimenti te lo compro io e poi lo metto sul mercato io. Cioè la Cassa Depositi e Prestiti con i nostri risparmi collabora all'espropriazione del nostro patrimonio pubblico e alla svendita di tutti gli immobili comunali da qui ai prossimi anni. Poi la Cassa Depositi e Prestiti c'ha anche una cosa che si chiama F2I, cioè Fondo per le Infrastrutture, cui partecipa per il 16%, poi lì ci sono Merrill Lynch, Unicredit, diciamo tutti i banditi stanno lì dentro. Cosa fa F2I? Dice: tu c'hai tanto territorio, perché non facciamo una bella autostrada qui, un'altra autostrada qua, una grande opera qua, il come si chiama qui, il quadrangolare, quadrilatero, eccetera, no? Perché poi si inventano dappertutto. E chi li finanzia? I nostri risparmi. Qui noi mettiamo i soldi in posta, loro fanno il quadrilatero e poi noi andiamo a fare la manifestazione contro il quadrilatero. Perfetto. Cioè proprio la chiusura del ciclo, noi finanziamo quello che ci poi ci attacca e poi facciamo le manifestazioni per fermare quello che ci attacca. Con il fondo invece strategico italiano, sempre della Cassa Depositi e Prestiti, la Cassa Depositi e Prestiti va dalle grandi multiutility e dice: buongiorno, noi vi aiutiamo a fondervi, a fare le grandi fusioni, a creare i campioni nazionali. Usano delle parole che sarebbero da ricovero immediato, no? Però leggerla è interessante. Bisogna costruire i grandi campioni nazionali. Poi uno gli dice: ma scusa, ACEA, i campioni nazionali servono per tenere lontani gli stranieri. Poi uno dice: ma ACEA c'ha dentro Gas de France, cioè c'ha dentro Suez, c'ha dentro i francesi. Quindi se noi facciamo grande ACEA, sono grandi anche i francesi. No, questo non importa, è un campione nazionale, bisogna costruirlo, bisogna fondere. Quindi si investe per favorire la privatizzazione dei servizi pubblici locali. Ma quanti soldi ha Cassa Depositi e Prestiti? Se no non ci capiamo. Allora, tutte le banche private in questo paese valgono 60 miliardi. Solo del nostro risparmio postale Cassa Depositi e Prestiti ha 235 miliardi. A proposito che i soldi non ci sono. Ci sono 230 miliardi che sono i nostri risparmi, e l'insieme del sistema bancario privato vale 60 miliardi. A voler fare un po' i comunisti basterebbe un quarto del nostro risparmio privato e avremmo già socializzato tutto il sistema bancario in questo paese, cosa che oggi sembra una velleità, fra qualche mese vedrete che sarà una normale opinione di buon senso moderato, perché dalla crisi non ne usciamo se non ci riprendiamo la finanza, questo è evidente. Allora cominciamo dalla Cassa Depositi e Prestiti. Cioè, se loro dicono che la crisi ci mette tutti sulla stessa barca, noi ovvio che non ci dimentichiamo chi ha il timone e chi ha i remi, ma accettiamo la partita, bene, siamo tutti sulla stessa barca, allora la ricchezza sociale prodotta da questo paese decidiamo tutti dove deve essere investita. I nostri risparmi non sono più delegati a qualcun altro, ma siamo noi che decidiamo dove devono andare a essere investiti, cosa devono favorire. Come lo facciamo questo? Beh, intanto per esempio chiedendo agli enti locali che comincino a fare una battaglia vera contro il patto di stabilità e perché la Cassa Depositi e Prestiti torni ad essere quello che era prima, cioè torni a finanziare le opere e i beni che servono, in particolare per garantire i beni comuni, lo Stato sociale, eccetera, a tassi agevolati. Se lo fa un comune lo commissariano, se lo fanno tutti i comuni, commissariano il presidente della Cassa Depositi e Prestiti. È evidente che, a proposito di legalità, la legalità è sempre un rapporto di forza. Se è un comune contro i poteri forti lo commissariano, se migliaia di comuni dicono questa cosa cambia la politica della Cassa Depositi e Prestiti e del governo. Ma per esempio noi stiamo cominciando anche a provare a costituire comitati di risparmiatori, cioè gente che mette i soldi nelle poste non per dirgli di toglierle,
che noi non vogliamo regalare le poste, la cassa depositi e prestiti e i capitali finanziari, noi ce la vogliamo riprendere. Che comincino ad andare alle poste a dire: buongiorno, noi vorremmo fare un libretto di risparmio vincolato, non è previsto ai regolamenti, vabbè, lo vogliamo fare ugualmente, altrimenti tiriamo fuori i soldi, quella è una delle possibilità. Cosa vuol dire il libretto di risparmio vincolato? Vuol dire che siamo noi che decidiamo i nostri soldi cosa devono andare a finanziare. E costruiamo una procedura, anche con te direttore di sportello, per cui c'è un'informazione costante sui nostri soldi dove vanno, quali progetti stanno finanziando, e troviamo delle forme in cui noi partecipiamo anche al controllo che le cose avvengano anche in quella direzione. Cioè l'idea è quella che, ovviamente è un percorso lungo, complicato, ma l'idea è quella che noi ci dobbiamo riappropriare non solo dei beni comuni, questo ce l'abbiamo già chiaro, ma anche della ricchezza sociale. Per fare tutto questo, noi dobbiamo riappropriarci della democrazia, qui chiudo. Parliamoci chiaro, la democrazia non esiste più, questo ce lo dobbiamo dire con grande tranquillità. Vuol dire che noi dobbiamo, siccome però noi la democrazia ci teniamo, perché la democrazia vuol dire la decisione, la partecipazione di tutti alla decisione, alle decisioni fondamentali, noi la democrazia ce la dobbiamo riprendere. E cioè noi dobbiamo mettere in atto un percorso a partire dagli enti locali in cui si dice che l'unica possibilità che hanno i sindaci oggi è scegliere fra due cose: essere i terminali della dottrina monetarista che dall'Unione Europea in giù impone le cose ai cittadini, o essere i primi rappresentanti di un territorio, di quelli che lo abitano. Allora i comuni devono tirare fuori i dati, devono rendere trasparenti i bilanci. Guardate, trasparente il bilancio non vuol dire che io metto sul sito internet il bilancio, vuol dire che qualsiasi persona legge quella cosa lì, capisce cosa vuole dire. La trasparenza non è che io vi faccio vedere delle cose incomprensibili, non è che se io metto i geroglifici sono trasparente perché li potete vedere. Bisogna che ciascuno possa leggere i geroglifici. Questo va preteso. Ma non con la domanda di accesso agli atti entro 60-90 giorni di risposta. Bisogna dire che siamo in un'altra fase. Noi vogliamo andare a vedere gli atti, il giorno dopo ci devono essere lì gli atti, ci deve essere qualcuno che ci aiuta a capirli. Perché noi non siamo nemici di chi sta in comune. Se sceglie di essere il primo rappresentante degli abitanti di un territorio, diventeremo oggettivamente nemici se sceglie di essere l'ultimo vigile urbano delle dottrine monetarie che devono imporre le cose a noi. Allora la legittimazione, i sindaci o la ritrovano nella partecipazione dei cittadini o si troveranno a fare gli sceriffi del territorio, e come tali verranno considerati, cioè qualcosa di altro dal territorio che hanno intorno. Questa è un po' la campagna che stiamo mettendo in piedi. Che vuol dire in buona sostanza mettere in atto, mettere in campo territorialmente indagini sul debito, la famosa audit sul debito. Anche qui non fate le cose da secchioni, cioè dobbiamo fare l'auditoria del debito quindi dobbiamo capire il mondo. No, l'auditoria serve se collegata alle lotte. Cioè se stanno chiudendo un ospedale e vi dicono che lo chiudono perché l'ospedale è indebitato, occorre l'indagine indipendente sul debito per dire a loro che non è vero che le cose sono così e che quell'ospedale non va chiuso o quell'altra opera, e che ci stanno raccontando le bugie sulla questione del debito. Noi a Roma abbiamo fatto l'indagine sul debito di Aceato 2, quella che gestisce l'acqua. Perché? Perché abbiamo bloccato Alemanno che voleva privatizzarne un altro pezzo. Però gli abbiamo detto quelli del PD, col cavolo che va bene così, che abbiamo fermato le mani, adesso ci riprendiamo la parte privata, il 49%. Cosa ci hanno detto quelli del PD? Sarebbe bello ma non ci sono i soldi, il debito. Esattamente, la giaculatoria è sempre quella. Bene, abbiamo fatto l'indagine su Aceato 2 e abbiamo scoperto una cosa interessante. Aceato 2, che è quella che gestisce l'acqua, è parte della Acea Holding. Allora tutti gli utili dell'acqua finiscono alla holding. Quando Aceato 2 ha bisogno di soldi, la holding glieli presta a tassi di mercato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la società che gestisce l'acqua ogni anno si indebita sempre di più. Perché quando guadagna un euro
va alla casa madre. Quando chiede un euro gli viene dato e ci paga gli interessi sopra. Facendo l'audit noi abbiamo scoperto che Aceauto 2 nel 2020 consegnerà i libri in tribunale. Allora siamo andati dal PD e gli abbiamo detto: dov'è che non ci sono i soldi? Se Acea rimane così nel 2020 finisce in tribunale. Allora la riappropriazione sociale di Acea non è solo giusta perché abbiamo vinto un referendum, l'acqua è un bene comune e ora che lo capite da 40 anni che continuate a fare i liberisti eccetera eccetera, ma è anche l'unica possibilità di stabilizzare finanziariamente la società che gestisce l'acqua. Adesso stiamo aspettando qual è la prossima cazzata che ci racconteranno per non andare nella nostra direzione, ma quella cosa lì ci ha reso molto più forti. Noi incontreremo Marino tra 15 giorni, la prima cosa che gli diremo è esattamente questa. Gli diremo: guarda che o ripubblicizzi l'acqua e entri in sintonia con quello che ha detto il popolo italiano, ma se vuoi stare in sintonia con l'economicismo che sta nella testa di tutti quelli che governano, sappi che anche dal punto di vista economico ti conviene ripubblicizzare, dopodiché decidi tu cosa, da che parte pensi di andare. Allora l'auditoria serve se io sto dentro una vertenza, perché la rende più forte. E l'altra cosa è la campagna per la riappropriazione sociale della Cassa Depositi e Prestiti. Cioè noi dobbiamo dire, quando ci dite che non ci sono i soldi, noi vi diciamo che non è vero, ce ne sono tanti, sono nostri, e che su questo noi vogliamo che si cambi registro. Per esempio vogliamo che la Cassa Depositi e Prestiti sia organizzata territorialmente, cioè che il risparmio dei cittadini di un territorio vada a essere investito su cose decise da quei cittadini in quel territorio e che questo consente ai cittadini l'intero controllo del ciclo, ovviamente con una necessaria redistribuzione nel paese, perché non siamo leghisti e se stessimo alla formula diciamo meccanicistica, chi è più ricco ha più risparmio, quindi ha più soldi, quindi ha più servizi, è evidente che non è così, vanno redistribuiti nel paese. Ma le decisioni devono essere riterritorializzate, perché questo consente a enti locali e ai cittadini la partecipazione. Buona sostanza, si tratta semplicemente, fra virgolette, di decidere che noi vogliamo fino in fondo riappropriarci di quello che ci appartiene. Per poterlo fare non possiamo lasciare che l'economia continui a essere l'econo loro. Deve diventare l'econo nostra, cioè dobbiamo essere noi che ci riprendiamo in mano quella parte. La partita è lunga, però noi abbiamo una grande libertà, siamo semplicemente necessitati a farlo, non abbiamo libertà di scelta. Cioè o noi accettiamo che questo modello prosegua, se questo modello prosegua vuol dire che noi mettiamo al servizio dei mercati finanziari la vita nostra, il futuro, la natura e tutto quanto, oppure se vogliamo invertire la rotta. Invertire la rotta si fa esattamente, io non credo con chissà quali grandi proclami, ma con la costruzione dal basso che già col movimento dell'acqua abbiamo fatto e che dà l'idea che c'è un humus in questo paese su cui bisogna solo innescare l'idea che si può e che non è, diciamo, che è sbagliata la rassegnazione. Guardate che noi il referendum dell'acqua ci sono state 4.200.000 persone che si sono attivate in forme diverse per il risultato referendario. 4.200.000 persone sono un esercito allegro, pacifico e determinato. Vuol dire che in questo paese c'è un humus forte. Il problema è che se io sto dentro lo shock costruito, quell'humus rimane, ma la gente ritiene tutto inevitabile. Noi dobbiamo tornare a dirgli che quella è una costruzione ideologica e che noi dobbiamo, partendo ciascuno col suo piccolo contributo, riappropriarci tutto quello che ci appartiene. E ancora una volta si dice acqua, finanza, ma si scrive democrazia. Questa è la partita in cui noi siamo immersi. Basta, perché ho parlato fin troppo.